ascoltare o risponderle? Solo il tuo nome, mio nemico. Tu sei... tu... anche se ti chiami Montecchi. Che cos'è Montecchi? Non è una mano, un piede, una faccia, un braccio, né nessun'altra parte di un uomo. Ah sì, un altro nome. Che cos'è un nome? Quella che noi chiamiamo Rosa, con un altro nome conserverebbe intatto il suo profumo. E così Romeo, se non si chiamasse più Romeo, conserverebbe intatta la perfezione che possiede, anche senza quel titolo. Ah, Romeo, spogliati di quel nome che non fa parte di te e prenditi in cambio tutta me stessa. Ti prendo in parola! Chiamami solo amore, sarò ribattezzato, da ora in avanti non sarò più Romeo. Chi sei tu? Uomo! Che così nascosto nel buio mi fai l'illusione dei miei pensieri? Io un nome non so dirti chi sono, il mio nome è Casa Santa. Lo odio perché ti è nemico. Se lo possedessi scritto qui lo stracerei. Le mie orecchie non hanno ancora bevuto 100 parole della tua voce, ma già ne riconosco il suono. Sei Romeo, un Montecchi. Né l'uno né l'altro, bella fanciulla, se l'uno e l'altro ti dispiace. Ma come sei arrivato fin qui, dimmi, e perché? Le mura del giardino sono alte. Se i miei ti trovano qui, questo è un posto di morte. Con le ali leggere dell'amore ho trasvolato questi muri. Perché i limiti di pietra non possono tenere fuori l'amore. E ciò che l'amore può fare, l'amore osa tentare. Perciò i tuoi per me non sono un ostacolo. Non dei tuoi occhi che inventi delle loro spade.